Marco Iorni torna in televisione. No, carissimi fan del sex symbol della rete pubblica, non sarà alla guida della vita in diretta. Per lui un programma del tutto nuovo in una fascia oraria alquanto complessa. Dovrà battagliare con Silvia Toffanin e il suo Verissimo. Alla rete del Miscione, infatti, quest'anno la Rai ha deciso di rispondere con un nuovo format televisivo, Italia Sì. A spiegare come funziona il nuovo programma TV è lo stesso Iorni in una lunga intervista concessa a Vanity Fair. Il fulcro è un corner, un podio dove chiunque può salire e dire qualcosa a tutti. Una denuncia, un appello, una richiesta di aiuto, una cosa che si è fatta, una cosa che si è inventata. Qualsiasi motivo che possa spingere qualcuno a condividere un'esperienza. Di fronte al personaggio del momento, aggiunge il conduttore, ci saranno due tipologie differenti di uditorio. Da una parte il pubblico popolare, che può intervenire di pancia nelle varie fasi del racconto, e dall'altra un gruppo di saggi, personaggi noti che daranno il proprio contributo avendo esperienze forti di vita alle spalle. Il tutto continua ancora. Marco Iorni finisce con una postazione web che darà la possibilità al protagonista di interagire direttamente con il pubblico a casa, conclude la spiegazione Iorni. Che poi puntualizza. Sono l'unico che sa quello che diranno queste persone. Sarò al loro fianco, li sosterrò e gireremo anche delle esterne. Questo programma è come un bambino, che aveva fretta di nascere. Già, un nuovo programma televisivo per Marco Iorni che però, probabilmente, avrebbe preferito fare altro. Sì, perché nel 2017 sembrava essere tutto fatto. Il preserale passerà all'ex bordocampista del Grande Fratello. Ma qualcosa non ha funzionato, punto, virgolette. Quella del preserale è un'idea nata nell'estate del 2017, e andata avanti fino alla scorsa primavera, quando, per motivi riservati, è saltato. Lo rivela Marco Iorni a Tiscali sottolineando come a un certo punto della sua carriera si sia ritrovato quasi a piedi. Anche perché i vertici di Viale Mazzini lo avevano già a bello che rimpiazzato con Tiberio Timperi. Devo dire che dopo 7 anni in un programma istituzionale sono felice di poter sperimentare una nuova strada dove userò anche altre corde, come quella della leggerezza e dell'ironia. Cerca di essere il più diplomatico possibile, dunque, Iorni alla vigilia del debutto di Italia Sì. Ma è normale che un pensiero vada alla vita in diretta? È stato come un funerale dal vivo. Timperi. Tra di noi scherziamo, nessun problema. Ho visto gli ultimi 20 minuti della prima puntata. Ammetto che avessi qualche remora, ma quando l'ho vista, ho pensato ai 7 anni di vita che ci ho fatto dentro, a Toff, ad Antonella Stefanucci, ad Adele Pistolese, agli autori. A Tiscali, infatti, Iorni spiega. Pensando a tutto questo mi sono detto che potevamo andare avanti orgogliosi di ciò che avevamo fatto. Non un programma perfetto, ma di sicuro di buon livello. Ma cosa è successo veramente con la Rai? Anche qui Iorni cerca di essere il più neutrale possibile e non utilizzare toni guerrafondai, ma dalle sue parole traspare un pizzico di risentimento per il trattamento riservatogli.
Il discorso è un po' complesso. In questo genere di faccende aziendali tutta la verità non può mai essere raccontata. Ci sono state alcune vicissitudini che hanno portato a un momento critico con l'azienda. Poi le incomprensioni sono state superate e abbiamo deciso di comune accordo di guardare avanti.